un bel colpo d'occhio quello che si presenta qui al Pala Torrino, dove la Golden Dragon Gym ha organizzato Fighting Rome 5. I numeri di questa edizione? Allora, questa edizione è la quinta edizione, fortunatamente rivediamo questa gara da ormai dal 2010. E quest'anno però assume un significato importante perché comunque è la finale nazionale delle arti marziali cinesi del settore MSP Italia, Movimento Sportivo Popolare. Abbiamo superato i 400 atleti in gara, per l'esattezza dovremmo stare intorno ai 430 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia, insieme agli ufficiali di gara che sono comunque reclutati in tutte le regioni d'Italia. Vogliamo ricordare le specialità che vengono presentate? Sì, le specialità sono il Wushu tradizionale, il Wushu moderno, gli stili interni ed il Sanda, il combattimento, la parte sportiva agonistica del Kung Fu. A livello qualitativo qual è il panorama generale, in particolare quello della tua società ovviamente? Beh, diciamo che allora ancora non parliamo perché ancora la manifestazione non è finita, ma stiamo andando molto bene, il livello è molto alto perché comunque a questa gara accedono soltanto quelli che hanno superato le fasi di qualificazione, per cui c'è l'elite del Wushu italiano. Il primo incontro l'abbiamo vinto, purtroppo per abbandono perché l'avversario si è fatto male, però il livello è sicuramente molto alto e va bene, questa competizione sta andando alla grande. Quale specialità ti stai cimentando? Il Sanda, meno 75 kg. Quali caratteristiche ci vogliono? Ci vuole un po' tanta grinta e tanta testa sicuramente. Ti vedo con una medaglia al collo, com'è andata questa gara? Benissimo. Sì, ho vinto due combattimenti, però ce ne sono altre perché ho vinto anche alle forme. A quante medaglie complessivamente quindi? Quattro. Quattro. Senti, da quanto tempo pratichi questo sport? Da 6 anni. Come mai lo hai scelto? Perché lo faceva mia cugina. Senti, è difficile da fare questo sport? Se ti impegni non tanto. La prima volta che partecipi a questa competizione? Questo in particolare sì, a Roma questa gara non c'ero mai stato. Da dove vieni tu? Da Pesaro, sono un allievo del maestro Raffaele Lucena della Shaolong Shaolin Kung Fu Chuan. In che disciplina ti cimenti? Oggi ho fatto combattimento semisanda e tradizionale. Come sta andando? Per ora sta andando bene, ho vinto nel tradizionale, sono arrivato primo e ho fatto il primo combattimento nel Sanda. Senti, com'è il livello? Il livello è abbastanza buono, specialmente nel Sanda. Un evento che è stato ancora una volta un vero e proprio festival delle arti marziali. Dal Torrino per Canale 10, Alberto Tabir.